ogni attimo della nostra vita è caratterizzato da circostanze, pensieri e stati d'animo in continua mutazione. Capita spesso che le influenze del passato, le esperienze e le preoccupazioni blocchino la nostra crescita, allontanandoci dai nostri obiettivi primari. Il problema è che non è semplice identificare qual è il modus operandi che rallenta il nostro cammino. Tuttavia, esistono piccoli trucchi che possono aiutarci a comprendere le nostre attuali preoccupazioni, consentendoci di riconoscere, affrontare e risolvere i nostri conflitti interiori per continuare il nostro cammino in modo più positivo. Se pensi che, in questo particolare momento della tua vita, stai viaggiando con il freno a mano tirato, questo test psicologico può aiutarti a capire qual è il tuo problema, in modo che, una volta compreso, puoi intervenire per superarlo. Guarda attentamente l'immagine che segue e presta molta attenzione alla prima cosa che riconosci nella foto. Leoni. Se la prima cosa che hai notato è stata la famiglia di leoni, significa che, molto probabilmente, in questo periodo, ti trovi sotto stress. Le responsabilità, i dubbi, le preoccupazioni quotidiane, sembra che ti stiano sopraffacendo. A volte, rimpiangi il periodo della tua infanzia, quando avevi meno problemi da affrontare, rispetto ad ora. Forza e coraggio. Per continuare alla grande, devi solo renderti conto che tutto il peso delle cose non deve necessariamente gravare sulle tue spalle. Impara a chiedere aiuto. Non hai idea di quante opportunità perdiamo semplicemente perché evitiamo di chiedere. Impara a vivere il presente, senza preoccuparti troppo del futuro. Vivi il momento e confida negli eventi che, proprio quando smetti di pensarci, sono in grado di darti un aiuto concreto. Gli alberi. Se sono stati gli alberi ad attirare la tua attenzione, molto probabilmente, in questo momento della tua vita, ti stai trovando ad affrontare situazioni che sfuggono al tuo controllo. E questo ti genera un senso di ansia molto forte. Ti trovi a dover prendere molte decisioni, scegliere dei percorsi, e non sempre sei sicuro di quale sia la scelta giusta. Tutto questo ti spaventa e ti impedisce di agire, bloccandoti in un circolo vizioso, dal quale pensi non si possa più uscire. La buona notizia è che questo loop può essere interrotto. Fermati a pensare, qual è il peggio che può accadere? Cerca di osservare le cose da un diverso punto di vista. Ti renderai conto che basta solo cambiare prospettiva per scoprire che non tutto è così pericoloso come può sembrare. Zebre o giraffe. Se la prima cosa che hai notato sono state le giraffe o le zebre sullo sfondo, il problema principale è che ti stai dando molti limiti, forse troppi. E questi limiti non ti vengono imposti, ma li scegli te. Il risultato è che ti senti una sensazione di inadeguatezza, come avessi dei blocchi o delle carenze che ti impediscono di agire come vorresti. Ricorda che la mente mente. Per risollevarti, è necessario che impari a confrontarti con altra gente per evitare di diventare vittima dei tuoi pensieri. Esci, incontra nuove persone, connettiti con il mondo, e soprattutto, ricorda che il mondo non è solo come lo vedi tu. Aprire la mente a nuove esperienze ti potrà essere di enorme aiuto. Pantera. Se hai notato una pantera solitaria, probabilmente stai attraversando un periodo di forte stanchezza, sia fisica che mentale. Ti trovi in un momento di incertezza e non hai idea di come si evolverà la tua vita. Le cose non ti vanno poi troppo male, tutto procede tranquillamente, forse un po' troppo.
ti manca una certa motivazione, una spinta, in grado di dare senso a tutto. Il consiglio, in questo caso, è quello di riconnetterti con il tuo vecchio io. Rispolvera le tue vecchie passioni, o quelle cose che, in passato, ti facevano star bene. Pensa a com'eri, e cosa facevi, quando ti sentivi meglio. E vedrai, che le risposte ti appariranno, come per magia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella, per ricevere gli aggiornamenti.